Verso il futuro ed oltre! Guarda l'infinito! E là, ciao a tutti! Sembra incredibile, ma siamo arrivati al secondo anniversario di questo canale e sono successe tantissime cose in quest'ultimo anno. Cioè, in realtà niente, però devo pur dire qualcosa. L'altro giorno mi sono messo a pensare all'evoluzione che ha avuto il canale, i miei video, il mio modo di fare i video e, cioè, forse a voi non importerà niente, però visto che mi ero messo a pensare a tutte queste cose, ho detto, ma invece perché di pensarle basta, non posso dirle ad alta voce che più o meno è la stessa cosa, no? E quindi, non so se vi ricordate i primi 3 o 4 video che ho fatto in questo canale, che erano girati dalla webcam, che, oh mio Dio, cioè, non che ora faccia la super qualità, la maggior parte delle volte sono fuori fuoco o sovraesposto, però almeno non è più una webcam. Il motivo per cui quei primi 3 o 4 video erano in webcam è perché quando io ho iniziato a guardare YouTube, praticamente ho iniziato anche subito a fare video. Non avevo nessuna esperienza riguardo al modo di fare video. Gli unici video che avevo visto erano quei 3 o 4 video di FaVJ. E visto che lui faceva sempre video così alla scrivania, con le cuffie, alla webcam, ho detto, beh, allora li faccio anch'io così. E poi dopo, un paio di giorni dopo, continuando a guardare sempre in giro sul web, mi sono reso conto che ci sono anche altri modi per fare video. E infatti, una o due settimane dopo ho smesso di fare video con la webcam e ho iniziato invece a fare video più stando seduto a letto, che infatti è il tipo di genere di video che faceva Sofia Biscardi. Sembrerà assurdo che io mi sia ispirato a Sofia Biscardi, ma in realtà sì, perché mi piace molto il suo modo di fare video, quello che dice come persona. E infatti i miei video seduto sul bordo del letto sono molto nello stile di Sofia Biscardi, di quel genere lì. Poi dopo sono partito per l'Inghilterra e allora lì non avevo più la mia Nikon, non potevo fare solo video con l'action camera e ora che ci penso sono un po' deluso dal modo in cui ho sfruttato la mia esperienza in Inghilterra dal punto di vista dei video, perché avrei potuto approfittarne meglio, soprattutto avrei potuto fare dei vlog, cioè fare un video ogni giorno, perché in Inghilterra davvero non avevo niente da fare, sarei davvero riuscito a tenere il ritmo di un video al giorno e potrei aver avuto magari anche cose interessanti da far vedere, diverso da quelle che posso far vedere nella mia città qua ad Arezzo. Solo che ancora non avevo conosciuto Nelson che fa daily vlog e quindi non mi ero reso conto che anch'io avrei potuto fare dei daily vlog. Lo so che sembra brutto doversi così ispirare a qualcun altro, copiare, però d'altronde se a me le idee non vengono, devono venire a qualcun altro. Alla fine dei daily vlog l'ho fatti verso marzo e sono andato anche a vederli l'altro giorno e li ho trovati davvero carini, cioè anche a distanza di tutti questi mesi sono davvero soddisfatto di come sono venuti, di come li ho fatti e avessi tempo, cavolo, continuerei a farli dei vlog in questo modo. Ed infine arriviamo a quest'estate. Dopo un bel po' di video di Casey Neistat e anche di Human Safari ho imparato davvero a fare delle riprese magari un pochino più strutturate, un pochino più movimentate e infatti io sono molto soddisfatto di come sono venuti i video di queste vacanze sia in Slovenia che soprattutto Berlino. Secondo me sono il top della qualità nel mio canale, cioè meglio di così davvero non potrei fare, al momento almeno. E in quei video si vede tantissimo l'influenza di Casey Neistat, cioè tipo la scena dove c'è il muro che cambia mentre io passo, quella è proprio una cosa che lui fa tantissime volte. E infine arriviamo allo stile degli ultimi mesi in cui ho fatto dei video molto più brevi, stando così in piedi molto più vicino alla telecamera, che è uno stile prettamente di Montemagno, se voi li andate a vedere è molto simile, anzi lui forse sta anche più vicino alla telecamera. Ovviamente gli argomenti sono completamente diversi, cioè io non tratto quello di cui tratta lui, mi sono semplicemente un pochino ispirato al modo di fare il video. E sono molto soddisfatto di come sono venuti gli ultimi video, la cosa di cui non sono soddisfatto purtroppo è che in questi ultimi 3 o 4 mesi ho fatto solo quei 3 o 4 video, perché l'università mi ha tenuto davvero molto impegnato. E non è che non abbia 3 ore di tempo alla settimana per fare un video, perché alla fin fine sia girarlo che montarlo mi prenderà 3 ore alla settimana forse. È proprio un problema mentale, di impegno mentale, che purtroppo, non che mi ammazzi l'università, però la sua giusta dose di stress la porta. E arriviamo quindi ad adesso, che in realtà il momento in cui sto girando il video non è neanche Natale e uscirà a gennaio, però parliamo del presente e del futuro. E che cosa ho intenzione di fare nei prossimi mesi e... boh. Sicuramente questo stile di ripresa così continuerò a farlo, mi piace molto e avrei voluto infilarci anche qualche vacanza, andare via a febbraio da qualche parte, ma gli esami ragazzi incastrano da morire. Poi
verso aprile dovrei, verso aprile, la primavera, dovrei iniziare il tirocinio con l'università e quindi non so di preciso come funziona, ma probabilmente farò orario di fabbrica tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e spero che sia una cosa interessante, più stimolante di quanto possa essere l'università. Nonostante siano tante ore, spero davvero che sia, non siano noiose. E a questo punto praticamente arriviamo direttamente all'estate, e chissà quello che farò nell'estate, ragazzi. Il futuro del canale... Perché sto facendo questo video? Se non ho idea di che cosa dire nel futuro del canale. E quindi nulla, ragazzi, non mi resta altro che ringraziarvi a voi 215 persone all'incirca, 216 che siete iscritti in questo momento al mio canale. Vi ringrazio di cuore di rimanere a ascoltare, non lo so, dei miei deliri mentali. Vi auguro un felice anno molto proficuo e spero che anche il mio lo sia. E se volete essere la 216esima o 18esima persona che si iscriva a questo canale, non dovete fare altro che cliccare sul pulsante iscriviti. E buon a tutti, ci vediamo al prossimo video.